In questa parte della trasmissione noi ci dedichiamo alla testimonianza e parleremo di omogenitorialità attraverso la storia di Sara e Margherita, due donne fantastiche che si amano e che stanno per avere un figlio. Sì, e come sempre partiamo dalla notizia apparsa in questi giorni sui giornali. Sì, lei è nata il 31 marzo a Brighton, nel sud dell'Inghilterra, Lily May, la prima bambina al mondo ad avere una donna per papà. Sul certificato di nascita della bimba, infatti, accanto al nome della madre Natalie Woods, che l'ha concepita con fecondazione in vitro grazie alla donazione di seme, compare anche quello della sua compagna. Ed è una novità assoluta, Ele, anche perché il riconoscimento di questo diritto, prima dell'entrata in vigore dello Human Fertilization and Embryology Act 2008, avrebbe richiesto una bella guerriglia in tribunale. E noi, ad oltre le differenze, ne parliamo con le ospiti di questa seconda puntata, Sara e Margherita, che stanno insieme da molti anni e ora sono anche incinte. Benvenute e tante felicitazioni per la vostra gravidanza. Grazie, noi siamo molto felici, è un momento emozionante e poi possiamo dire con certezza che questo bimbo è proprio frutto dell'amore. Quanto manca, Margherita? Ormai ci siamo. 15 giorni circa, io credo nascerà a metà maggio. Che emozione! Che Siamo emozione. curiose di conoscere la vostra storia. Sara, che tipo di percorso avete dovuto affrontare per diventare mamme del piccolo Giulio? Il nostro viaggio è stato prima di tutto interiore, ci siamo chieste a lungo se eravamo pronte e perché volevamo farlo. Ed è stata alla fine una scelta consapevole d'amore per noi come coppia e anche per il bambino che poteva arrivare. E posso dire che una volta presa la decisione, tutto il resto è divenuto come una naturale conseguenza di azioni e alla fine abbiamo concretizzato il nostro sogno appoggiandoci ad una prassi consolidata in Europa che è fatta di profondo rispetto per l'individuo, per la coppia e con un protocollo scrupoloso di analisi, di motivazioni e in fondo con un pizzico di fortuna. Sì, perché in Italia le coppie gay non possono accedere alla fecondazione assistita. Per diventare genitori è necessario, appunto, come dicevi tu, andare all'estero. È un percorso che in molti casi è molto costoso, giusto? In Italia una coppia omosessuale non può sottoporsi a fecondazione assistita e nemmeno può adottare. Per quanto riguarda noi, la ricerca di una clinica che facesse al caso nostro ci ha portato a Copenaghen, in un eccellente centro, e un percorso di fecondazione assistita. Sia che si tratti di fecondazione in vitro o eterologa, può diventare costoso in più sensi, perché oltre all'eventualità di dover ripetere i tentativi dell'inseminazione, si è costretti a preventivare i viaggi e i soggiorni all'estero, oltre allo stress fisico ed emozionale che tutto ciò comporta. Il costo per ogni inseminazione eterologa e senza stimolazione ormonale, con il solo inserimento del seme nell'utero, si aggira sui 700 euro. Ecco, però lo Stato italiano non riconosce il piccolo Giulio come figlio di entrambe, ma solo della madre biologica. Cosa succederebbe al bimbo nel caso in cui vi lasciaste, oppure nel caso in cui una delle due si ammalasse o addirittura morisse? Nel caso qualsiasi evento infausto dovesse coinvolgere la nostra famiglia, dovremmo comunque affrontare questo grottesco vuoto legislativo in Italia, il quale non prevede il diritto all'assistenza al partner, per esempio, o la possibilità dei minori di ereditare dal genitore non biologico, come invece per esempio accade per i figli adottivi, e che considera inesistenti i nostri nuclei familiari o il ruolo educativo e affettivo del cogenitore. Questo anacronismo nel diritto di famiglia è la vera differenza, è una palese discriminazione verso genitori e bambini che non sono tutelati dalla legge nei loro diritti fondamentali, che sono riconosciuti a qualsiasi cittadino dalla Costituzione italiana e anche dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo. Bene, allora noi ringraziamo Sara e Margherita e ovviamente anche il piccolo Giulio perché non vediamo l'ora di averlo tra noi. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Nat, gli argomenti che abbiamo appena trattato sono anche al centro dell'impegno quotidiano di Famiglia Arcobaleno, un'associazione che riunisce tutti i genitori omosessuali e i loro figli. E infatti abbiamo con noi la presidente Giuseppina Ladelfa. Buonasera e benvenuta ad Oltre le Differenze. Buonasera a tutti. Giuseppina, i dati ci dicono che in Italia le famiglie composte da coppie o singoli omosessuali con figli sono in crescita, giusto? E uno studio del 2006 dice che ci sono in Italia 100.000 bambini e ragazzi figli di genitori gay e lesbiche. Dunque non si tratta di una cosa piccola che non ha rilevanza. Per quanto riguarda Famiglia Arcobaleno, internamente all'associazione ci sono attualmente 270 famiglie. La maggior parte dei figli di gay e lesbiche, cioè, sono un po' nascosti in mezzo agli altri. Quali sono le opportunità negate ai minori che crescono in una famiglia composta da due mamma o da
da due papà. Sì, allora quello che ci fa andare avanti come associazione, a parte il confronto fra noi e la richiesta degli scambi del confronto, è proprio la battaglia per i diritti negati ai nostri figli, che sono i nostri figli, per dare esempi concreti, nel caso si separa la coppia genitoriale, rischiano di non poter più vedere l'altro genitore, quello non riconosciuto dalla legge attualmente. Per la legge italiana, un figlio che nasce da una coppia lesbica o gay ha per la legge dunque un solo genitore legale, l'altro è totalmente assente, non esiste proprio. Dunque, finché va tutto bene, il bambino cresce e vive insieme ai suoi due genitori dello stesso sesso senza grossi problemi, perché gli altri problemi del confronto col sociale, diciamo, lo risolviamo man mano. Però rimane questa spada di Damocle sulle nostre teste: che cosa succede in caso comparisse prematuramente la mamma biologica, per esempio la mamma legale? Ebbene, il bambino rischia di ritrovarsi orfano. Dunque è per questo che noi lottiamo. Però vale assolutamente la pena continuare questa battaglia quotidiana? Ma è ovvio che vale la pena, se non altro per poter vivere insieme a tutti nella serenità e perché i nostri figli possano vivere alla luce del sole, fieri di avere due mamme o due papà, o di avere una mamma e un papà, se questi sono omosessuali, di poter dunque vivere tranquillamente in mezzo agli altri. Ringraziamo Giuseppina Ladelfa di essere stata con noi, ovviamente ci riserviamo di tornare sull'argomento in un'altra puntata, perché l'argomento ci piace, è molto complesso e quindi l'appuntamento è alla prossima. Bene, sono a disposizione ovviamente, grazie per l'invito. Grazie a te. Arrivederci. Grazie a lei. Arrivederci. Ma intanto, se avete storie come questa da raccontarci, chiamateci al 366-28-809-050 o scriveteci a redazione.oltrelediferenze@gmail.com.